Di tanto in tanto sentiamo parlare del solito assassino o criminale che viene mandato in prigione dopo un grosso processo, ma probabilmente non conoscete alcune delle persone più pericolose e letali che siano mai state incarcerate. E proprio in questo video andremo a vedere 10 dei prigionieri più pericolosi al mondo, di cui tutti avevano paura. Se siete nuovi su questo canale è un buon momento per iscriversi, lasciate un mi piace e seguite QB Now su Instagram. Ehi, benvenuto, io sono QB e ti guiderò in questo video. Numero 10. Rodney James Alacala. Questo è un serial killer americano attivo negli Stati Uniti negli anni 70. Quando è stato catturato, le accuse ruotavano attorno a 4 omicidi di modelle, ma poco tempo dopo, grazie ad indagini approfondite, si arrivò alla conclusione che avesse commesso ulteriori 34 omicidi, sempre di modelle. Al momento si trova ancora in prigione e secondo gli investigatori il numero delle vittime assassinate, secondo il suo modus operandi, è salito ad oltre 140 ed erano tutte modelle. Quest'uomo si avvicina alle donne fingendo di essere un fotografo per poi uscire la sera con loro e farle fuori. Una donna che si è salvata dalle sue avance è la presentatrice di uno show televisivo al quale l'uomo aveva partecipato. Questa donna ha affermato che l'uomo gli sembrava estremamente inquietante e forse anche psicopatico. Nonostante questo, abbia anche vinto il gioco televisivo. Al momento è ancora rinchiuso in un carcere americano di massima sicurezza e viene quasi sempre tenuto in confinamento speciale, proprio per paura che possa colpire ancora e soprattutto per non rischiare una sua fuga di prigione, che con un numero di vittime di già 140 alle sue spalle sarebbe effettivamente catastrofico. Numero 9. H.H. Holmes. Il prigioniero più pericoloso di tutti i tempi è stato forse proprio quest'uomo, forse il vero Jack lo Squartatore. Holmes era talmente organizzato che aveva sposato la ricca donna del suo quartiere solo per potersi permettere gli studi di medicina, ma non per diventare dottore, piuttosto per capire come liberarsi al meglio delle tracce che potevano incastrarlo o sul come uccidere meglio. Holmes, quando era ancora un bambino, era sospettato per aver assassinato una sua cugina, morta per annegamento, ma non fu mai preso. Si trovava a Londra e proprio qui, in questo periodo, sembra siano avvenute le vicende che circondano il misterioso caso dell'assassino Jack lo Squartatore. Quando nel 94 fu catturato e processato, riuscì a scappare sostituendosi con un'altra persona, ma dopo la fuga tutte le 54 persone che erano legate al suo caso vennero stranamente ritrovate morte in circostanze misteriose. Numero 8. John Wayne Gacy, Pennywise. Troviamo in questa lista anche il vero Pennywise, ossia il clown del film It, che se ne va in giro non solo a spaventare i bambini ma anche a rapirli e toglierli la vita. Sembra sia una cosa troppo brutta per essere vera, ma non può esserci un vero criminale così pazzo da vestirsi appunto da clown per assassinare bambini. Ebbene, vi sbagliate, perché negli anni 80, quando è stato rilasciato il primo film originale, esisteva la versione già originale del killer, molto simile. Il suo nome era Johnny Wayne Gacy. Nella vita di tutti i giorni era un normale padre di famiglia, ma aveva un inquietante segreto. Si vestiva da clown e si faceva chiamare Bugu, si dava volontario per fare il clown alle feste dedicate ai bambini. Proprio durante queste feste cercava di avvicinarsi ad essi e vincere la loro fiducia, per poi prendere le loro vite senza pietà. La polizia aveva cominciato a sospettare di lui per le scomparse dei bambini, quando poco dopo vennero ritrovati non solo i resti di alcuni di essi sulla riva di un fiume vicino, ma anche nella sua stessa cantina. Sono sicuro che questo tipo ha messo addosso la paura dei clown a molti bambini e probabilmente anche a molti genitori. Numero 7. Jason Burnham, il demone. Questo non è solo uno dei prigionieri più inquietanti, ma anche uno dei più pericolosi. Nel 2012 era stato arrestato per aver prima steso un poliziotto ad un bagno di un bar e subito dopo gli aveva sparato di punto in bianco, senza motivo. Ma non è l'unico crimine che quest'uomo ha commesso. Sembra infatti sia un assassino addestrato che effettua, diciamo, lavoretti per i cartelli della droga messicani. Operava principalmente negli Stati Uniti e le immagini del suo viso hanno fatto il giro del mondo, soprattutto grazie alle persone interessate agli strani tatuaggi che gli ricoprono una parte del volto. Ma oltre al viso si è fatto colorare di nero anche l'occhio sinistro e proprio per questo viene chiamato il demone, per la sua apparenza alquanto inquietante. Il suo vero nome è Jason Burnham e oltre ai tatuaggi sul viso ha anche un tatuaggio di un teschio esattamente al centro della sua testa. Immaginatevi di ritrovarvi davanti un tipo del genere mentre siete fuori da soli di notte. Beh, io scapperei, e anche molto velocemente.
Numero 6. Lo squartatore rosso. Il soprannome di quest'uomo è lo squartatore rosso. Si chiama così perché sembra faccia esattamente quello che faceva Jack lo squartatore, ma in Russia. O meglio, lo faceva nell'ex Unione Sovietica, e proprio da questo deriva la parola rosso nel suo soprannome. Il suo vero nome è Andrei Cicatilo, e nel suo periodo di attività, ossia circa 12 anni, ha preso la vita di oltre 52 donne. È rimasto insospettato per moltissimi crimini della polizia, ma in un modo o nell'altro è sempre riuscito a non farsi mai beccare. Anche quando sembrava che sarebbero riusciti ad incastrarlo, non si trovavano abbastanza prove per poterlo mettere in galera, ma dopo qualche anno, nel 1990, fu colto sul fatto da un raid della polizia russa e venne arrestato. Confessò di aver ucciso ben 36 persone, ma dopo numerose interrogazioni si scoprì che il numero delle sue vittime era di ben 52. Quando però le guardie carcerarie avevano cominciato a notare che stesse diventando parecchio pericoloso anche per gli altri detenuti, oltre che per le guardie stesse, decidettero una notte di prendere la sua vita, non solo per rimanere al sicuro da lui, ma anche come vendetta per i crimini che aveva commesso. Numero 5. Il mostro. Lei è una delle pochissime donne su questa lista, ma non lasciatevi ingannare da questo, perché il titolo mostro è esattamente quello che si merita. La sua storia è talmente strana e raccapricciante che è stato persino fatto un film su di essa. Nel 2003 è infatti uscito il film di nome The Monster, ispirato proprio alla sua storia. Questa terrificante donna ha assassinato 7 uomini nel periodo tra il 1989 e il 1990. Sì, ha avuto un'infanzia molto dura, ma questo non può giustificare i suoi crimini. Ha confessato tutto nel 1991, quando gli assassini vennero a galla e subito dopo il processo fu sbattuta in carcere. Proprio durante il processo stava farneticando parole assurde e si comportava quasi come se fosse indemoniata, tanto da spaventare realmente la giuria e il giudice stesso. Al tempo alcuni avevano persino ipotizzato che fosse posseduta da un demone o fosse la figlia del diavolo in persona. Una delle cose più raccapriccianti che continuava a dire al processo e in prigione era il fatto che voleva rifare tutto di nuovo e voleva uccidere altre persone. Proprio per questo gli altri carcerati le stavano lontano e veniva tenuta sotto costante sorveglianza per il suo altissimo livello di minaccia. Numero 4. Questo assassino seriale austriaco è stato dentro e fuori prigione per piccole rapine e cose del genere, ma nel 1974 ha fatto qualcosa di veramente assurdo. Ha deciso di strangolare una donna con la sua stessa biancheria intima, ossia il suo reggiseno. Ha eliminato proprio in questo modo circa altre 40 donne dopo questa nel suo paese natale, ossia l'Austria. Ma una volta arrivato a Los Angeles, ha continuato senza sosta. Quando negli Stati Uniti venne catturato, riuscì a cavarsela per mancanza di prove, e prima di essere ricatturato ne aveva assassinate altre 4. Una delle cose più inquietanti è che era uno scrittore per riviste e le persone non sapevano nemmeno che stavano leggendo articoli scritti da un pericolosissimo assassino. È rimasto in prigione per moltissimo tempo e durante questo periodo non solo ha continuato a scrivere articoli, ma ha anche provato diverse volte ad accanirsi con lo stesso metodo su altri prigionieri, cercando di strozzarli con i loro vestiti. Questo però non ha funzionato. Una normale mattina le guardie carcerarie lo hanno trovato strangolato con la sua stessa biancheria nella sua cella aperta. Non si è mai capito chi era stato, ma nessuno ha neanche mai cercato di capirlo. Dopo tutto, secondo molti, ha ottenuto esattamente quello che si meritava. Numero 3. Questa donna era una nobildonna vissuta nello stesso periodo della regina Elisabetta. Proprio come la monarca del regno, era anche lei parte di una famiglia nobile. Possiamo dire che faceva parte della classe più alta della società del tempo, ma aveva un oscuro segreto. Per la sua mania di rimanere giovane, si lavava nel sangue delle sue giovanissime vittime. Moltissime erano ragazzine, e spesso bambine, che lavoravano per lei. Scomparivano tutte nel nulla e non erano mai più riviste. Non solo assassinava queste ragazze, era anche una sadica del sesso. Le piaceva andare a letto con un uomo diverso tutti i giorni, e anche questi spesso non facevano una bella fine. Venne catturata solo quando commise l'errore di assassinare la figlia di un altro nobile, e le sue centinaia di omicidi vennero a galla. Venne rinchiusa così nel suo castello per 4 anni, ma si dice che trovò comunque il modo di continuare le sue strane pratiche, fino alla morte, avvenuta 4 anni dopo. Sembra che gli uomini del suo tempo bruciarono ogni notizia delle sue malefatte, poiché ritenute troppo scioccanti. Numero 2. Piaga umana. Questa donna, di nome Mary Mellon, detiene il record per aver assassinato il maggior numero di persone per sbaglio. Sì,
esattamente, per sbaglio. Era una cuoca che lavorava per alcune delle famiglie più ricche di New York e per alcune aziende del luogo, ma ogni volta che cucinava per qualcuno, circa 2 settimane dopo, questo finiva quasi sempre per morire, oppure molte delle persone che mangiavano si ammalavano gravemente, sviluppando gravi malattie e condizioni mediche veramente serie, spesso anche mortali. Cominciò ad essere investigata e tenuta sotto controllo dalla polizia, soprattutto dopo che il numero di morti era salito a 20. Lei continuò a negare che stesse facendo qualcosa di male al cibo o altro e continuava a dire che era tutta una grandissima coincidenza. Si scoprì alla fine che la stessa Mary era gravemente malata e che contaminava per sbaglio il cibo delle sue vittime. Dopo essere stata ricoverata e curata ad un ospedale di quarantena, non andò in galera, ma continuò a lavorare come cuoca. Quando morì però si scoprì attraverso vecchie note sul suo diario che lei sapeva di essere malata fin dall'inizio e che contaminava il cibo che cucinava apposta. Beh, attenti alla vostra cuoca, ragazzi. Numero 1. Graham era un uomo malvagio, fin dentro l'anima, era male puro. Conosciuto da tutti come l'avvelenatore delle tazze del tè, era un esperto di veleni e di chimica, poteva diventare un esperto di tossicologia, ma ha scelto piuttosto di uccidere. Ha usato la famiglia e gli amici per sperimentare e all'età di soli 14 anni aveva avvelenato la madre adottiva. Quando entrò all'università ha continuato a sperimentare con i veleni e usando alcune piante che aveva a disposizione a scuola ha creato dell'arsenico con il quale ha avvelenato i suoi compagni di scuola. Quando fu catturato, disse di averlo fatto per sbaglio e dopo essere stato teoricamente riformato, lo stesso sistema giudiziario britannico lo aiutò a trovare un lavoro come fotografo di piante. Graham aveva cominciato a lavorare con altri 2 colleghi, entrambi furono ritrovati morti dopo che Graham riuscì a ricavare dell'antimonio. A sua stessa richiesta, questa volta, quando fu catturato, fu effettivamente rinchiuso in una prigione. Tutti ormai lo conoscevano e veniva tenuto in isolamento, ma non in una cella di confinamento, proprio in isolamento. Sembrava non riuscisse a fermare se stesso dal provare ad avvelenare le persone e un giorno venne ritrovato avvelenato proprio nella sua cella. Non si sa esattamente se sia stato un altro prigioniero o una guardia, ma alcuni affermano che in mancanza di vittime abbia provato il veleno su se stesso, proprio per la sua incapacità di fermarsi. E questi erano 10 dei prigionieri più letali di sempre, di cui persino le guardie e gli altri prigionieri avevano paura. Ne conoscevate qualcun altro? Se sì, scrivetelo nei commenti qua sotto e ditemi se ho mancato qualcuno. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, in quanto ne farò una seconda parte una volta raggiunti i 15.000 mi piace. Iscrivetevi se siete nuovi e seguite Cubinao su Instagram. Come on!